Bruno Rossi e Franca Murialdi, genitori di Martina, non si sono mai persi in udienza. Da mesi raggiungono da Genova Arezzo, dove si celebra il processo per la morte della studentessa. La loro è una lunga battaglia, da anni chiedono infatti che venga fatta piena luce sulla drammatica fine della loro figlia, precipitata dal sesto piano di un hotel di Palma di Maiorca. Io credo, ecco, che niente sia più sufficiente, ecco, lo dicevo prima, cioè per ridare Martina alla sua mamma e al suo papà. È chiaro, ecco, che ci hanno fatto del male a Martina. Molto probabilmente le hanno fatto anche di più di quello che è uscito adesso, anche perché le dinamiche, diciamo così, ecco, che hanno intercorso, diciamo così, nei tempi e nelle cose, e la mancata assistenza, diciamo così, dei ragazzi, ecco, che non sono usciti minimamente in sei, ecco, a vedere cosa era successo, ecco, da delle indicazioni diverse. Ma è un motivo, diciamo così, ecco, diciamo, di soddisfazione, ecco, per la sua mamma, per la mamma di Martina, perché è una sofferenza inaudita perdere per niente una vita così importante. Ecco, per noi era importante, ma era importante, ve lo dico così, anche per l'intero mondo, perché Martina era un valore. È difficile anche spiegarvi che cos'era Martina. Sapeva leggere, sapeva scrivere, sapeva aiutare gli altri, sapeva comunicare. E questi avessero ammazzato un gatto direttamente, indirettamente, ecco, sarebbero pentiti di più. Ma, cioè, ma com'è possibile, ecco, vivere in un mondo così? La sua normalità, ecco, stava nello stare con gli altri, nell'andare a scuola, nel prendere la maturità, nel prendere la patente, per nuotare, per vincere le partite del torneo a calcio balilla con me, internazionale, che avevamo vinto io e lei, che giocavamo io vecchio e lei ragazza, che a 20 miglia avevamo vinto. Cioè, era una ragazza estremamente normale, che se ci stavi insieme, ecco, ti riempiva di qualcosa. Bisognerebbe vedere loro cosa vivono e cosa fanno, che contenuti hanno, che valori hanno, in che famiglia vivono, perché qui, non se, qui abbiamo visto, io ho visto di tutto, io ho sentito dire di tutto. L'unica cosa che non ho visto è chi ci ha fatto del male e tutto il giro di persone che hanno, e questo è. E questo è invece tragico, cioè è tragico e ti lascia dentro, cioè quella rabbia che dicevo prima, che, come dire, ecco, che non potrebbe soddisfare mai, mai in nessun modo, ecco, quello che succede. Grazie ragazzi.